Ciao a tutti ragazzi, Guarder Black, e oggi siamo in questo nuovo video di Minecraft Survival Games. Siamo qui nella mappa, qualcosa, non so come si chiami questa mappa. E oggi siamo qui per portarvi questo video su una mappa, veramente non so come si chiami questa mappa. Ora me la do un attimo a studiare. E poi devo fargli pure uno screen per la miniatura nel caso riesca a far uscire questo video, perché potrebbe essere una cosa veramente utile avere uno screen da mettere, perché sennò poi cosa metto? Giusto, non c'ho manco una spada, perfetto, quello avrà sicuramente una spada. Se io riuscissi a fare così. E poi così. E poi così. Perfetto, visto? Si fa così, queste sono le peggio tattiche. Quindi, oggi siamo qui nei Bad Lion che finalmente hanno ripreso a funzionare questi benedetti Bad Lion. Scusate un attimo, eh. Così. Poi non so da che lato fare. Boh, faccio così a caso, uno screen per la miniatura nel caso riesca. Siamo qui nei Bad Lion perché hanno ripreso finalmente, dato che non ce la facevo più negli MCSG, perché troppi team, troppe robe che avete visto pure dal video di ieri. Quello dovrei riuscire a farmelo tranquillamente. Così che mi dai pure un po' della tua armor, perché non so cosa c'hai tu che mi interessa. I piedini, ok. Quindi dammi i tuoi piedini. Forza, bro. Bel hit. Grazie, dei piedini. Piedini, caschetto ce l'ho, quindi tutta quest'altra roba via. Pure te. Buoni. Mi piacciono. Grazie. E ho perso la via del chestrut, perché io qua non ce l'ho un chestrut. Mi ricordo che erano a nord le prime due chest. Poi da lì vuoto totale. Quindi oggi andremo a parlare di un topic che volevo trattarvi, ossia YouTube visto come un lavoro. Più si cresce. Mi inizio subito così nel dirlo, no? Più si cresce, più YouTube paga. Quindi adesso, con i numeri che ci sono adesso, si va a considerarlo un lavoro perché vengono dati soldi tali da riuscirti a permettere di fare una buona vita, pure magari anche modesta, pure bella ricca se c'hai tanti 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 iscritti che te fai big soldi. A differenza, in pratica, in quanti iscritti c'hai, il rapporto vanno ad aumentare i soldi che prendi. Ed è una cosa positiva anche perché se fai una cosa che ti piace, YouTube visto come un lavoro è una cosa positivissima secondo me, perché a me piacerebbe. A chi non piacerebbe mettervi nei panni di coloro che adesso hanno tanti tanti iscritti e lo fanno veramente? Sarebbe una sottospecie di sogno che si realizza, più che altro perché i lavori non sempre sono quelli che ti piacciono e quando hai l'opportunità di averne uno così, tutti la coglierebbero al volo. Però partiamo dal principio dicendo che io ho sempre avuto come soglia di, come possiamo dire, range di iscritti che volevo raggiungere 10.000 quando ero all'inizio, perché 10.000 è un buon numero, uno dice cavolo, 10.000 a quei tempi erano tanti, 10.000 quando mi ricordo io. Poi quando le community che avevano raggiunto i 1.000 o robe del, no, le community che avevano raggiunto 1.000.000, scusate, e superati, erano quelli inglesi, americani, di questi tipi. Perché? Perché loro parlavano la lingua internazionale, quindi tutti la conoscevano. E soltanto adesso hanno iniziato ad espandersi pure di iscritti, pure sugli altri. Pure perché, se non sbaglio, non era abbastanza conosciuto robe di questo genere, mentre adesso YouTube viene vista più come una cosa wow, che figata. E quindi, se questo non se ne, sì, se ne è accorto, pure tanto. Io se ne è accorto sicuro. Ora sicuro al 100% perché l'ho preso con la roda. Quindi, bro, dove scappi? Dai, su. Ah, sì, si è messo bene, ok, ecco perché scappa, dicevo. E quindi adesso io come la vedo? La vedo che prima lo guardavo un attimo YouTube, considerato che 10.000 iscritti sono buoni e tutte queste cazzate qua, mentre adesso uno dice a tutti piacerebbe crescere sempre di più, anche se è difficile più che altro perché devi avere un certo modo di competenza. Non dico qualità, perché la qualità magari serve all'inizio, perché poi se andate a vedere gli altri YouTuber viene più vista la quantità che la qualità, perché caricano tanti 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 tanti. Questo ha fatto una cazzata, ha fatto una grandissima cazzata io. Vengono caricati. Oh! Sto facendo tante cazzate, aspettate. Tanti video al giorno. Ok, adesso lui è low. E io lo inseguo perché comunque. Ecco, adesso mi serviva la. Non ci credo. Quando ti serve la barca la butti. Disperazione più totale. Oddio. E quindi direi che comunque viene visto un po' da tutti da, oh mio Dio che figata, vorrei stare al suo posto. Chi non vorrebbe, tutti vorrebbero cibo, mi piace il cibo.
E in sostanza era questo di cui volevo parlare perché molti se ne parla adesso. Come vedi YouTube da qui al tuo futuro, se potresti crescere tutte queste robe qua? Questa sarebbe un po' la mia risposta, perché chi non vorrebbe stare al loro posto, diciamocelo con sincerità. Io vorrei starci, tutti vorrebbero starci perché sarebbe un sogno che viene realizzato. Sono messi anche non troppo bene, quindi possiamo provarcela a gestire perché oggi sono anche piuttosto carico. In svista però di stamattina che pingavo 500, non so perché il mio video fosse andato così. Quello è morto con un hit. Io non vorrei fare PvP perché sennò l'altro clean up. Io non ho pochi cuori che mi frecci down. Questi sono un team. Questo non so cosa stia facendo. Questi mo random teamano però. Che qui nel Battle Royale non c'è l'usanza di random teamare. Però tanto qualcuno mi kidnappa, poi sì, ci vado, però. Però io ci devo andare ugualmente, perché sennò qua non si fa più avanti. Però se riesco a farmelo. Ok, perfetto. Non ho neanche una spara buona. Però c'ho tutti i cuori, questa è una cosa positivissima. Cosa vuoi fare tu, infedele? Quindi comunque spero che abbia. Volevo trattarvi questo topic molto così, in modo ristretto, anche perché i tentativi sono stati così tanti in questi giorni, che alla fine ho detto le cose così lungo e largo. Spero che comunque abbia chiarito un po' la mia idea per come abbia potuto. Comunque spero che questo video vi sia piaciuto perché a me è piaciuto. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo domani con il prossimo video. Red e Black è tutto. Bella.